Veronica De Romanis, Università Luis Guido Carli. Buon pomeriggio, grazie mille per essere con noi. Grazie per l'invito. Dunque, le chiedo naturalmente un parere sulla manovra, adesso che abbiamo avuto tutto il documento, e soprattutto sull'allarme da parte del Bruxelles, considerando sempre il fatto che effettivamente se dovremo assistere, dico sempre se dovessimo, scusate, assistere a delle chiusure, servirà una politica fiscale ancora più espansiva. La manovra che è stata licenziata dal governo è una manovra espansiva, ci sono oltre 23 miliardi di aumento del disavanzo e questo vuol dire che il debito continuerà ad aumentare. Ora lo possiamo fare, lo sappiamo che le regole fiscali sono state sospese, in più il debito costa poco perché la BCE compra titoli di Stato. Quello che ci ha detto ieri Bruxelles è: attenzione, perché lo scenario può cambiare rapidamente, i tassi di interesse potrebbero aumentare e a quel punto potrebbe esserci un rischio per la sostenibilità dei nostri conti pubblici, che sappiamo avere. Noi abbiamo un debito che ha raggiunto il 153% del PIL, 155% del PIL, è il secondo debito più elevato dopo quello greco, che è intorno al 200% del PIL. Allora, cosa ci dice la Commissione europea? Andiamo avanti con i sostegni lì dove servono, ma cerchiamo di cominciare a mettere il rapporto debito-PIL su una traiettoria decrescente. Quindi questo si fa ovviamente attraverso la crescita, che è la vera grande scommessa, ma inevitabilmente bisognerà agire sul numeratore del rapporto debito-PIL. E cosa vuol dire? Vuol dire che bisognerà rivedere la spesa pubblica, bisognerà intervenire sui nostri conti pubblici attraverso sia una ricomposizione della spesa, quindi mettere le risorse lì dove servono. Noi abbiamo affrontato la pandemia con molta spesa in previdenza e molta poca in sanità, formazione e politica sociale, ma bisognerà anche a un certo punto ridurre la spesa, perché ovviamente se vogliamo avere un avanzo primario che ci consenta di ridurre il numeratore del rapporto debito-PIL, da qualche parte dovremmo tagliare. Ecco, lei ha menzionato la BCE, sicuramente un argomento estremamente interessante. Ieri abbiamo visto le minute della Fed che indicano forse un rialzo dei tassi, addirittura due rialzi dei tassi di interesse entro la metà del 2022. Come dire, c'è un scenario possibile simile anche per quanto concerne la BCE, perché evidentemente i tassi non possono rimanere a zero per sempre. No, questo sicuramente non possono rimanere a zero per sempre, cambieranno. Per ora la Presidente Christine Lagarde ha rassicurato che non ci saranno cambiamenti, si va avanti con l'acquisto di titoli di Stato, però questo non significa che un paese come il nostro non debba prepararsi all'eventualità di un cambio di contesto. Quindi ecco perché Bruxelles ieri, oltre al problema del debito, ci ha evidenziato anche il problema della scarsa produttività. E questo ha a che fare con le riforme, cioè sono queste le due gambe diciamo, della raccomandazione che abbiamo ottenuto da Bruxelles: da una parte il debito, dall'altra sulla produttività del lavoro, che vuol dire che siamo un paese che ancora necessita di fare quelle riforme che Bruxelles ci raccomanda da anni e che noi abbiamo ora incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi forse questa è la volta buona che le porteremo a casa. Ecco, questo era un punto molto importante che lei ha fatto. Ecco, parlando della BCE, di politica monetaria, volevo sentire anche il suo parere sull'argomento forse più caldo di questi ultimi mesi, e cioè l'inflazione. Abbiamo visto ieri, per quanto concerne gli Stati Uniti, naturalmente inflazione perfettamente in linea con le attese, però ricordiamo sempre a chi ci segue che le attese erano già altissime. E un altro punto, ovviamente, è che l'inflazione in Europa cresce, non possiamo dire lo stesso per dei salari. Almeno crescono forse, ma non con il ritmo uguale a quello dell'inflazione. E le volevo chiedere appunto il suo parere sulla transitorietà, sull'argomentazione della BCE per quanto concerne la transitorietà di questo fattore, l'inflazione a cui abbiamo assistendo già ormai da un bel po' di trimestri. Sì, qui bisognerà capire se questo incremento dei prezzi dell'energia, anche dovuti ai famosi bottlenecks, al fatto che sia difficile approvvigionarsi di alcuni beni intermedi, sia un fattore di tipo temporaneo oppure duraturo. Sta durando, questo è sicuro. Per ora la BCE non si sta muovendo, quindi aspettiamo. Di nuovo, il contesto può cambiare, quindi è chiaro che i paesi devono prendere dei provvedimenti.
Vorrei toccare proprio con lei, anzi ci fa piacere che siamo in sua compagnia, in quanto lei ha sempre fatto il punto per quanto sia importante l'occupazione per i giovani e l'occupazione donne. Intanto vorrei citare qualche dato proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo l'Evidence Brief 2019 dell'OMS, in tutto il mondo circa il 35% delle donne ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 38% dei femminicidi è compiuto dai propri partner. Non solo, l'Italia non è esclusa da questo triste quadro, come mostrano i report dell'Istat 2015, 2018, 2019, il 31,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Gran parte ovviamente di questo problema è legato anche alla mancanza di indipendenza delle donne, indipendenza economica, che li costringe di continuare a vivere con il partner o qualsiasi, insomma, la persona che ecco, causa queste violenze. Non lo so se la regia ci può far mostrare le misure introdotte ancora dal governo precedente, credo. Stiamo parlando del, ovviamente, il reddito della libertà. Non lo so se possiamo vedere i numeri ancora, chiedo la regia. Tra le misure a cui fa proprio riferimento Draghi c'è il reddito di libertà, per cui è prevista una dotazione di 3 milioni di euro. Il provvedimento ha l'obiettivo di contribuire a sostenere l'autonomia di chi è seguita dai centri antiviolenza e prevede un contributo economico di 400 euro mensili per 12 mesi. Il sussidio non viene tassato ed è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come ad esempio il reddito di cittadinanza che è stato approvato fra le altre cose qualche settimana fa. Questi erano ovviamente i dettagli per tutte le donne che ci seguono in questo istante. Le chiedo se sono sufficienti slash efficienti queste misure introdotte dal governo precedente e effettivamente continuate dal governo attuale. Sono sussidi, essendo sussidi sono temporanei. Noi abbiamo un problema, lo diceva lei prima, di un'occupazione femminile che è tra le più basse d'Europa. Siamo 13 punti inferiore alla media dell'area dell'euro. Se poi andiamo a guardare le giovani donne al sud, siamo ultimi. Allora, perché il lavoro per le donne è importante? Per quattro motivi. Uno, più donne sul lavoro significa più ricchezza, più PIL. Due, più donne che lavorano significa avere un reddito e siccome oggi noi sappiamo, ce lo dice la Caritas, che i veri poveri sono le mamme sole con minori a carico, significa meno disuguaglianze. Tre, più donne che lavorano significa invertire la curva demografica, perché lo abbiamo visto negli altri paesi, lì dove le donne lavorano fanno anche più figli. Quattro, e qui vengo all'argomento che lei stava menzionando, un'indipendenza economica può avere un impatto, diciamo, positivo su questi numeri drammatici della violenza sulle donne. Ma l'indipendenza economica deve essere strutturale, deve essere permanente. È chiaro che un sussidio aiuta, chi può negarlo, però bisogna intervenire in maniera strutturale, almeno dal punto di vista economico. Quindi creare le condizioni per mettere le donne, per far entrare le donne sul mercato del lavoro. Cosa significa? Significa creare infrastrutture che vanno dagli asili nido a infrastrutture di cura, perché non è detto che siano sempre le donne che si debbano occupare degli anziani in famiglia o di chi ha bisogno di cura. E poi ci vuole ovviamente un cambiamento culturale molto importante che nel nostro paese stenta ad arrivare. Ci vogliono esempi positivi, ci vuole l'ascolto e ci vuole la possibilità per queste donne di poter denunciare diciamo, in situazioni protette, ecco, perché molto spesso quello che veniamo a sapere una volta che i fatti tragici avvengono è che queste donne non sono state ascoltate o non hanno sentito, non si sono sentite sufficientemente protette per denunciare. Quindi ecco, io sintetizzerei dicendo il lavoro davvero può cambiare la situazione delle donne. I bonus, i sussidi servono, questo è chiaro, ma non hanno cambiato la situazione del paese. Mi lasci dire che noi è da anni che diamo per aumentare la natalità, che è tra le più basse d'Europa, 1,21 figli per donna, bonus di tutti i tipi, bonus babysitter, il bonus mamma poi domani, il bonus terreno per il terzo figlio. Eppure la natalità è scesa in Italia. 10 anni fa eravamo a 1,44, oggi siamo a 1,21. Questa è la dimostrazione che i bonus hanno un impatto, non si può negarlo, ma il vero, vero strumento è quello del lavoro. E quindi, giusto per capirci, è stato, secondo lei, anche difficile accedere a questi bonus? Per quanto concerne le donne, sinora?
No, no, ma uno, cioè, va benissimo i bonus, ma i bonus non hanno un impatto tale da cambiare la situazione. Se noi vogliamo avere più donne sul mercato del lavoro, abbiamo bisogno di creare le infrastrutture per permettere alle donne di lavorare, cominciare dalla formazione. C'è tutto un dibattito sulle famose materie STEM, cioè quelle materie scientifiche dove oggi ci sono maggiori opportunità di lavoro e le donne sono molte meno in questo campo. Ecco, ecco perché parlavo di cambio culturale. Troppo spesso si sente sin da piccoli quegli stereotipi del genere: i bambini studiano la matematica, le bambine non sono portate per la matematica. Ecco, questa è una frase che non ha nessun senso, infatti non esiste in nessun'altra lingua, non si è portati o non portati, è semplicemente una questione di studio. La matematica si studia, si prende la matita e si studia, non ci vuole molto. Ecco, se noi cambiassimo questo genere di messaggio sin da piccoli, daremmo delle opportunità maggiori a tutte le bambine, le ragazze e le donne del futuro. Volevo chiederle un'ultimissima domanda, in quanto le è stata molto chiara, cioè non servono i bonus, ma serve un intervento un po' più strutturale, che fra le altre cose forse è stato quello un po' l'impegno del governo Draghi per degli interventi, incentivi che poi diventino poi strutturali, che è effettivamente il punto. Le volevo chiedere se forse in termini di istruzione, educazione e così via è ancora più necessario creare awareness, cioè consapevolezza, in particolar modo nel sud. Assolutamente, la consapevolezza è fondamentale, la presa di coscienza. Ecco perché gli esempi sono molto positivi, avere nei posti di potere donne forti è un esempio. Purtroppo, guardi, pensiamo semplicemente a quello che sta succedendo in questi mesi di pandemia. A decidere, a parlare, a dibattere sono praticamente solo uomini, come se nel nostro paese non ci fossero dottoresse, psicologhe, ginecologhe, pediatre. Ne abbiamo tantissime e di bravissime, ma come mai non sono nella scena pubblica? Ecco, quindi la consapevolezza è fondamentale. Mi lasci concludere dicendo: abbiamo una grandissima occasione che si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo il paese che prende più soldi, oltre 230 miliardi. Siamo l'unico paese tra i grandi che userà tutti i soldi, quindi tutti i sussidi e tutto il debito pubblico. Quindi è una grande responsabilità, perché stiamo aumentando ancora di più il nostro stock di debito. Se andiamo a guardare i soldi che sono stati messi per l'occupazione femminile, che avranno un impatto diretto sull'occupazione femminile, e le sto dando delle stime del Tesoro, quindi del governo, si tratta di 3,1 miliardi, una cifra davvero piccola se consideriamo che il totale supera i 200 miliardi. Ecco, si doveva e si poteva fare molto di più. È tardi, secondo lei? Mi aggancio ovviamente a questa affermazione piuttosto importante. Oramai il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è deciso. Quello che sarà importante fare, una volta che noi avremo costruito queste infrastrutture, quindi gli asili nido, le nuove scuole, avremo bisogno di soldi per pagare lo stipendio di chi lavorerà in questi asili nido. Ecco, sarà importante mantenere queste infrastrutture, e quindi, siccome lì i soldi non arriveranno dall'Europa, cioè non sarà l'Europa che ci darà le risorse, dovremo trovarle nel bilancio dello Stato. Ecco, il vero impegno a questo punto è quello di trovare le risorse, assicurare che queste nuove infrastrutture possano funzionare nel modo più efficiente possibile. Speriamo che sarà esattamente così. Io la ringrazio intanto, Veronica De Romanis, professoressa Università Luis Guido Carli. Grazie per essere stata con noi grazie in questa giornata importante per le donne, e alla prossima occasione. Arrivederci.